La Fondazione Tatarella, in occasione delle ricorrenze della scomparsa di Giuseppe, detto Pinuccio, e Salvatore Tatarella, ha promosso un convegno presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato, intitolato Pinuccio Tatarella, padre della destra di governo e precursore del centrodestra. All'iniziativa hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, il presidente emerito della Camera Luciano Violante e l'attuale Presidente del Senato Ignazio La Russa. A 24 anni dalla scomparsa del politico e giornalista di Cerignola, la ricorrenza di quest'anno è particolarmente importante proprio perché la principale forza che guida l'attuale governo del Paese affonda le radici nel suo pensiero e nella sua esperienza. Io penso che sul governo attuale direbbe ogni bene, perché tutto sommato l'evoluzione conservatrice della destra italiana è il coronamento di quelle idee, di quei presupposti ideologici che erano in Tatarella. Nato nel 1935, diviene prima consigliere comunale, poi assessore alla cultura di Bari, siede tra i banchi del Consiglio regionale pugliese fino a raggiungere con lo storico governo Berlusconi del 1994 gli incarichi di ministro delle telecomunicazioni, ma anche di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Iscritto al Movimento Sociale Italiano non per nostalgia del fascismo, ma in chiave anticomunista, a Giuseppe, detto Pinuccio, veniva riconosciuta una grande capacità di mediazione, grazie alla quale riuscì a traghettare la destra italiana verso la modernità. Lui pensava alla costruzione di un partito conservatore italiano, liberato dai residui del fascismo, liberato dai residui di un'idea mercantile della politica, un'idea localistica, e io credo che si faccia, perché se si fa quello si farà anche un partito riformatore a sinistra e potranno poi competere insieme. L'incontro di mercoledì è il primo di due iniziative nella ricorrenza per la scomparsa degli esponenti politici pugliesi che il prossimo 10 febbraio saranno ricordati anche in terra natia. Prima con la deposizione di una corona di alloro ai piedi della lapide di Pinuccio Tatarella nel porto di Bari per iniziativa dell'autorità portuale a ricordo del grande impegno profuso dal parlamentare in favore della città e del suo porto. Successivamente a Bari con la messa in suffragio nella chiesa di San Ferdinando e a Cerignola nel convento dei frati cappuccini.